Si chiudono con un bilancio organizzativo e sportivo trionfale le Paralimpiadi di Torino. Nell'ultima giornata di gare a Sestriere Borgata, Daila D'Ameno ha conquistato l'argento in slalom nella categoria sitting, a 1 secondo e 61 centesimi dall'oro della statunitense Stephanie Victor. A metterle la medaglia al collo è stato il presidente della provincia, Antonio Saitta. Nella categoria blind femminile ancora in medaglia la formidabile Silvia Parente, guidata dal fidanzato Lorenzo Migliari, con un bronzo in slalom che è andato a completare un poker. Oro in gigante, bronzo in discesa, super gigante e slalom. Dai, la tua e Silvia Parente protagoniste di una Paralimpiade indimenticabile. Sì, dai, ci siamo. Abbiamo fatto valere le donne questa volta, meno male, insomma. Raccontaci questo slalom. Ma guarda, bellissimo, bel tracciato. Ho preferito la seconda manche perché era molto più filante, meno porte, meno difficoltà per me. La prima girava molto, facevo fatica, infatti ho tenuto parecchio perché avevo paura di uscire. La seconda ho mollato tutto, infatti ho fatto il miglior tempo di manche. Per loro aspettiamo ancora 4 anni, ma sicuro che ci sono poi. Adesso si volta pagina, andrete da Ciampi, comincia una pagina nuova della tua vita di atleta. Sì, speriamo di sì, speriamo che tante cose che sono già cambiate, speriamo che ce ne siano altre che cambiano. Presidente, le tribune si svuotano, si chiudono edizioni indimenticabili di queste Paralimpiadi. Beh, si chiudono con un grande risultato, sicuramente una grande partecipazione popolare, una bellissime gare e devo dire anche un ottimo risultato per il Comitato Paralimpico Italiano. Poco fa la Nasi mi diceva che era enormemente soddisfatta, non soltanto per le medaglie, d'altronde quando si gareggia questo è anche l'obiettivo, ma perché ha visto una grande partecipazione attorno al tema della disabilità. Devo dire questo è vero, nonostante che forse la televisione non ha seguito con grande attenzione. Stamattina, ad esempio, all'uscita della messa, molti miei parrocchiani mi chiedevano, volevano sapere, quindi anche quel poco è stato visto con grande partecipazione, quindi vuol dire che l'obiettivo di queste Olimpiadi di fare delle gare sportive, ma contemporaneamente di creare un momento di riflessione sulle politiche pubbliche per la disabilità è riuscito perfettamente. Quindi siamo soddisfatti come provincia per aver dato il nostro contributo a questa magnifica riuscita. Abbiamo fatto la nostra parte, è stato anche questa volta un grande gioco di squadra, grande soddisfazione ed è chiaro che adesso incominceremo a pensare insieme ai comuni, insieme alle altre province, come sostenere questo movimento che è un movimento importante. La provincia ha anche la soddisfazione di aver avuto a casa propria, a casa Italia, a casa cantoniera, tutti gli atleti paralimpici italiani. Beh, è una grande soddisfazione anche perché è stato un modo di vivere le Paralimpiadi al di là della gara, oltre alla gara, ma vederli, come dire, anche negli aspetti umani. In fondo quando ci sono trovati Casa Italia in provincia abbiamo anche conosciuto le storie personali, anche gli entusiasmi, le passioni, che è l'aspetto importante di tutti gli avvenimenti sportivi e questo in modo particolare.